Pronto? Sì, pronto, dica. Buongiorno, mi scusi se mi permetto di disturbare, signorina. Parlo con lo spettabile centralino della illustre società Ital Petrol Cemetermo Tessil Farmo Metalchimica. Sì, dica. Ecco, io sarei la signora Fantozzi Pina, moglie del ragionier Fantozzi Ugo, vostro impiegato. Non sono ammesse telefonate private con gli impiegati tranne in casi di decessi di parenti di primo grado. Lei ha decessi? No, purtroppo, ma aspetti, perché vede, io vorrei fare umilmente osservare che non ho più notizie di mio marito da 18 giorni. 18? Sì, 18. Finora io non ho voluto importunare, ma ora mi permetto di cominciare a stare rispettosamente in pensiero. Resi in linea, signora. Oh, grazie, signorina centralinista. Lei è molto, molto gentile con me. Grazie. Adesso ci ritrovano il papà. Ufficio personale? Risulta che abbiamo in organico tale Fantozzi, ragionier Ugo? Faccio ricerche all'ufficio matricola. Fabriani, Facchetti, Falabrino, Zarotti, Battiferro. Ma per Dio, chi ha incasinato l'ordine alfabetico? Qui archivio generale, trovato. Fantozzi Ugo, matricola 7820/8bis. Cocher, passepartout. Sì, sì, è proprio il suo. Ecco il suo cartellino, 18 giorni fa. C'è timbro d'entrata ma non d'uscita. Bene, segnalatelo all'ufficio impiegati smarriti. C'è dietro questo muro? I vecchi gabinetti, li hanno murati per i lavori dei nuovi ascensori, saranno 20 giorni. Abbattete questo muro. Si sente male? Ma come è successo? Bene. Certo, grazie, certo. Grazie anche a lei. Come sta? Come sta? Perfetto. Beh, io solo un leggero appetito. Bravo!